Risultato certificato sia dal Ministero che dalla Regione Abruzzo, che ci ha dato una grossa mano sposando subito l'idea, senza le giuste autorizzazioni da parte della Regione Abruzzo non avremmo potuto fare ciò. Ritengo che, e in questo mi ripeto, ci siano troppe e troppe situazioni che andavano sanate. Una di queste era la mancanza di impiantistica. Mancanza di impiantistica che fa sì che tutto il lavoro fatto dalla Teramo Ambiente e soprattutto dai cittadini venga vanificato. Avere una percentuale di raccolta differenziata, 72, quasi 73%, e poi portare i nostri rifiuti in giro per l'Abruzzo non era pensabile. Oggi sì, tutto ciò ci è stato riconosciuto, riusciamo anche a rimediare ad una ferita che abbiamo sul territorio, che è quella del vecchio inceneritore, e tutto ciò non può che dare soddisfazione, sì, questo sì. I tempi di realizzazione sono già stati stabiliti dal Ministero, se devo essere sincero avremmo già dovuto cominciare ieri. Quindi sarà nostra cura accelerare tutte le procedure, che sono complicate, non lo nego. Si tratta di un finanziamento di 28 milioni di euro, ma essendo a valere sul PNRR comunque le tempistiche sono strette di per sé, per definizione. Si tratta comunque di un termine dei lavori completo entro il 2026. Ripeto, su un importo così importante e su un lavoro comunque molto grande, il 2026 sembra lontano, in realtà è veramente poco tempo. I teramani pagheranno di meno di Tario? Sì, sicuramente i teramani, e non solo, pagheranno anche tutti e 34 i comuni della provincia di Teramo, che poi confluiranno attraverso il MOTE o attraverso la Poliservice all'interno del biodigestore. È esattamente questa una delle motivazioni più importanti che ci ha spinto comunque a percorrere questa strada, nonostante la carenza impiantistica regionale. E ovviamente diciamo che il punto di arrivo è quello dell'abbassamento della Tari, ma anche di essere virtuosi e rispettosi sui temi ambientali, che oggi ci colpiscono più di qualche anno fa e ci pongono davanti veramente a delle scelte consapevoli rispetto anche alla gestione dei rifiuti.